Ciao a tutti. Ok, quindi la visuale è questa. Perfetto. Ciao Sebastiano, ciao a tutti quelli che si stanno connettendo. Aspettiamo come al solito per gentilezza 1 o 2 minuti. Magari chiudo la finestra onde evitare rumori metallici. Allora, ritolgo questo essere dritto così. Okay. Ecco, sì, oggi sarà un po' diverso, caro Marco Petrito, nel senso che il mio gusto sadico di silenziarvi tutti, subirà un piccolo esonero nel momento in cui oggi abbiamo con noi, un ospite. Alla quale quindi penso sia intelligente lasciare il microfono acceso se siete d'accordo. E aspetto ancora un minuto, poi ve la presento a tutti. Colgo l'occasione per ricordarvi che non appena saranno pronte le registrazioni o una formula per noi partecipanti di questo gruppo, ve lo farò sapere assolutamente via mail ASAP. Allora, vabbè, sono dai, un 18 e 1, direi che possiamo cominciare. La prenderò alla larga, così aspettiamo un po' che ci siano tutti quanti. Allora, io credo che il momento in cui ho avuto il piacere di iniziare a intraprendere questa amicizia sia stato il 2012. 13, mi fa un senso. E la costante di questa amicizia è avere spesso un lavoro in comune, non sempre lo stesso, però. Infatti, io e la mia gentile ospite ci siamo conosciute facendo tutt'altro tipo di mansione comunicativa a sua volta, e oggi, alcuni anni dopo, ci ritroviamo a condividere un altro tipo di mestiere. Quindi, oggi la sorpresa che vi propongo è una lezione in cui abbiamo come ospite la Nicole Romanelli, che oltre a essere mia cara amica è anche una brava e intelligente copywriter. In questo momento hanno la fortuna di averla presso Latte Creative, che è un'agenzia di comunicazione con più sedi. In questo momento Nicole si trova a occupare quella di Roma. E come vedremo, Latte Creative ha anche dei progetti molto particolari. Il percorso di Nicole poi è mutevole, avrà modo di raccontarvelo lei, mutevole per interessi, per destinazioni e per scopi. Quindi, insomma, credo di avrò il piacere di assistere anch'io a questa lezione. Ho preparato il mio quadernino e la mia penna Bic nera, quindi sono pronta ad apprendere tantissimo da questa lezione. Vi invito a considerare che questa lezione sarà così strutturata. Per 45 minuti noi assuggeremo dalla saggezza di Nicole tutto quello che lei ci può dare. Verso la fine, gli ultimi 15-10 minuti saranno dedicati a delle domande. Vi chiedo la cortesia di segnarle all'interno della chat di gruppo, così io le faccio da segretaria, le copio e incollo e le metto su un file Word. Alla fine vediamo magari se non si ripetono, quali ci sono, quali sono le migliori da porre a Nicole, eccetera, eccetera. Altrimenti magari via mail, insomma, approfondiremo la sua conoscenza anche in caso di rimorchio. Dunque, lascerei la parola alla mia ospite, che ringrazio di aver accettato questa ospitata. Niente, quindi Maria, apri la busta. Apro la busta, ciao a tutti. Mi fa un po' ridere questa cosa perché tra le persone che vedo qua ne vedo alcune che conosco. Infatti, poi dopo vorrei anche magari vediamo anche Verdi che magari ci sente. Ciao Verdi, poi ci sono le mie studentesse dello IAD, c'è cioè Chiara e Teresa, quindi ci sono delle persone che conosco in questo spazio digitale. Allora, fondamentalmente oggi vi parlo un pochino della mia esperienza come copywriter. Ho deciso di, diciamo, cercare di essere il meno teorica possibile e di farvi vedere dei lavori che ho fatto, perché mi sembra insomma il modo migliore per spiegarvi delle cose e spiegarvi come si fa copywriting in un settore un pochino particolare, perché io mi occupo di comunicazione sociale. E quindi, al contrario magari di Lucia che lavora nel profit, la modalità comunicativa nel sociale ha ovviamente delle dinamiche diverse, delle esigenze diverse, diciamo dei paletti diversi.
Quindi io adesso vi condivido una presentazione che ho fatto male, quindi sono trascinato screenshot dentro, e vi racconto un po' di cose partendo da degli esempi pratici, perché insomma, mi sembrava anche l'esempio più utile, no? Per tutti quanti. Allora ci provo, vediamo, schermo, condividi. Dovreste vedermi. Mi Corretto, sì. vedete, Lucia? Sì, ti vediamo molto bene, grazie. Allora, io mi chiamo Nicole Romanelli, mi trovate nell'internet, quindi in tutti i social, se volete seguirmi, come Gypsy Nick. Come ha detto Lucia, io faccio la creativa. Non mi piace neanche bene dire copywriter perché sarebbe un po' riduttivo, ma non parleremo di questo oggi. Vi parlo un pochino della comunicazione nel sociale che ha degli obiettivi diversi rispetto a, diciamo, delle campagne profit in cui tendenzialmente l'obiettivo macro è quello di vendere qualcosa in vari modi, in varie modalità, in modo più o meno laterale, ma fondamentalmente si cerca di vendere un prodotto, un servizio di cui un nostro target o utente potrebbe o ha bisogno. Nel sociale è un po' diverso perché nella comunicazione sociale tendenzialmente siamo noi a chiedere di fare cose ai nostri utenti o ai nostri, diciamo, affiliati e queste cose possono essere donare, possono essere partecipare a delle attività, possono essere firmare una petizione, possono essere partecipare a degli eventi e anche dedicare il proprio tempo per quanto riguarda ovviamente tutta la comunicazione legata ai volontari. Gli obiettivi principali nella comunicazione sociale, quando parlo di comunicazione sociale nel senso di non profit, intendo in senso lato la comunicazione che riguarda le organizzazioni, quindi non governative, quindi le ONG, ma anche le istituzioni di vario tipo, quindi istituzioni che possono essere nazionali o internazionali, come ad esempio la Commissione europea, il Parlamento europeo, che promuovono in quanto istituzioni delle campagne. E delle fondazioni che promuovono tendenzialmente dei progetti, diciamo, culturali per la maggior parte delle o di innovazione sociale. Okay? E gli obiettivi principali sono quello di sensibilizzare i nostri utenti su un qualcosa, appunto, su un argomento che può essere più o meno conosciuto, possono essere campagne istituzionali, nel senso che l'istituzione deve comunicare se stessa, diciamo, la propria direzione politica o la propria direzione della propria area d'azione, di attivazioni, per attivazioni può essere di vario tipo, dal partecipare a un flash mob, a partecipare ad una manifestazione, a partecipare a delle attività di engagement online per sostenere una causa. Advocacy, che forse questa è una parola che non tutti conoscono, sono quelle campagne in cui si cerca di fare quella che si chiama lobby, ok? A livello appunto legale, e lo strumento più utile e più comune per fare questa attività era quello della raccolta firme delle petizioni. E questo serve fondamentalmente per chiedere attraverso questa azione di lobby delle modifiche, delle leggi già esistenti, oppure si cerca di influenzare la direzione politica di o un governo o la Commissione europea o l'istituzione appunto a cui facciamo riferimento. E infine c'è il fundraising, che è tutta quell'attività di raccolta fondi che è fondamentale per ovviamente ogni tipo di attore non profit, perché essendo non profit la maggior parte degli income, quindi delle entrate, vengono dall'attività di fundraising, che può essere al cittadino, quindi chiediamo ai nostri sostenitori singolarmente di donare, ma anche attraverso attività di quelli che si chiamano i big donors, quindi tutti, diciamo, altre aziende o brand o persone con ingenti somme economiche da investire. E quindi ovviamente quella è un'attività di comunicazione diversa e più istituzionale, in quanto si parla spesso degli enti quando si parla di big donors. Quindi questi sono un pochino i nostri obiettivi quando si parla di comunicazione sociale e non di comunicazione profit. Quindi diciamo che non abbiamo quell'approccio tipico del marketing, che magari invece è molto prepotente nella pubblicità tradizionale. Ovviamente questo ha delle cose positive e delle cose negative, se possiamo dare un giudizio di valore, cosa ovviamente non, diciamo,
di cui ancora non ho deciso, però sicuramente ci sono dei confini diversi, ci sono dei confini etici, dei confini morali, ci sono delle cose che possiamo dire, che non possiamo dire, ci sono dei schieramenti politici, quindi il sistema all'interno del quale noi operiamo è estremamente complesso la maggior parte delle volte. Quindi adesso io vi parlo di varie campagne che ho realizzato, alcune probabilmente forse le avete viste, chissà, vi racconto un po' il brief e vi racconto anche come questo brief è stato, diciamo, risolto non solo da me, ma dal mio team creativo, ovviamente. Partiamo dalla prima campagna, che è una campagna che si chiama Spazio alle Cure, che è una campagna di sensibilizzazione che abbiamo realizzato per Medici Senza Frontiere lo scorso anno, direi. E la campagna aveva un brief abbastanza chiaro in cui appunto ci chiedeva di sensibilizzare il nostro pubblico sul problema dell'accesso alle cure. Che cosa significa? Significa che per vari motivi molte persone nei paesi ovviamente in via di sviluppo non hanno la possibilità di accedere alle cure, sia per mancanza di personale medico o per costi dei medicinali e dei farmaci troppo alti o per scelte delle case farmaceutiche di non vendere in determinati luoghi alcuni medicinali. E per quell'anno, diciamo, Medici aveva scelto questo argomento come campagna principale. Ed essendo la campagna principale, oltre che essere una campagna di sensibilizzazione tendenzialmente online e su altri media come mailing cartaceo, quindi le lettere che appunto arrivano a casa alle persone, aveva come punto del brief la richiesta appunto di strumenti digitali di engagement, quindi di coinvolgimento in una maniera nuova e divertente, ma anche un concept che potesse essere tradotto in un evento, in un grande evento offline, che in questo caso era il Festival dell'Internazionale di Ferrara dello scorso ottobre, se non sbaglio, novembre, ottobre, mi ricordo, inizio ottobre. E quindi ovviamente il concept a cui dovevamo pensare doveva essere abbastanza ampio per poter includere diverse tipologie di traduzione in output, quindi non solo la campagna digitale ma anche la campagna offline e soprattutto questo evento che doveva essere un grande evento. Quindi che cosa abbiamo fatto? Fondamentalmente il nostro ragionamento creativo è partito da che cos'era per noi inaccessibile e che cos'era per noi quello che abbiamo sempre nel nostro immaginario abbiamo sempre considerato di inarrivabile. E, in realtà nel sociale a volte è estremamente importante creare degli immaginari e parlare per metafore proprio perché è molto complicato utilizzare a volte un linguaggio didascalico, quindi delle parole precise, proprio perché ci sono dei termini che per vari motivi non possono essere utilizzati, sia per posizionamento dell'organizzazione, sia perché al contrario magari dei brand profit rischiano ovviamente molte più critiche, molti più attacchi e c'è sempre di più il rischio di incappare in delle situazioni di crisis management, perché si parla di temi sensibili, ok? Come abbiamo risolto creativamente questo brief che ci è stato dato? In questo modo. Se qui parliamo di copywriting, quindi vi spiego, vi racconto il brief, il copy. Abbiamo diciamo, preso come concept il concetto di luna, perché era quello che per noi rappresentava più di tutti l'inaccessibile, l'inarrivabile, quello che vorremmo tutti, no? Un giorno andare, è sempre stato nell'immaginario dell'umanità. Oltre che a livello strategico, per noi è stato importante perché quando abbiamo lanciato la campagna erano i 50 anni dell'allunaggio, questo ci aiutava ad entrare all'interno di un trend di comunicazione, quindi a livello strategico e creativo ci poteva dare una mano nella narrazione dei trend digitali. Quindi il copy che abbiamo, diciamo, elaborato è Non chiediamo mica la luna. Che è ovviamente un copy metaforico fortemente evocativo che richiama tutto un immaginario che è assolutamente saldo nelle nostre menti. La tagline, quindi il payoff che abbiamo invece utilizzato, è l'accesso alle cure per tutti non è fantascienza. Questo perché? Perché ovviamente era necessario in questo caso esplicitare in maniera più didascalica l'argomento che noi andavamo a trattare in questa campagna, essendo il copy, l'headline così evocativa. Quindi c'era necessità di complementare la parte metaforica con la parte didascalica di racconto più specifico dell'argomento.
E questo copy come dialoga in modo estremamente semplice, perché ovviamente cioè, bisogna anche sempre considerare che cos'è che abbiamo a disposizione. Non avevamo del materiale fotografico, essendo questo, cioè l'argomento accessibilità alle cure così non ricco, e quindi dovevamo necessariamente lavorare per sintesi e per simboli. E quindi abbiamo creato un key visual che dialoga perfettamente con la headline, in cui c'è un cielo stellato e al posto appunto della nostra luna c'è una pillola, che rappresenta appunto il medicinale a cui noi tendiamo, e quindi c'è questa corrispondenza tra l'accessibilità al medicinale e l'inaccessibilità dell'allunaggio. E l'hashtag utilizzato, che è spazio alle cure, è un po' la promise, quindi la promessa, l'obiettivo che noi vogliamo, diciamo, raggiungere con questa campagna. Quindi vediamo che in questi tre testi ci sono tre livelli narrativi e anche e che si complementari tra di loro: un racconto, un primo livello metaforico, un livello didascalico, un livello di promessa. La promessa è fondamentale nella comunicazione sociale, perché ovviamente noi dobbiamo dare un obiettivo, perché non dobbiamo soltanto porre l'attenzione sulla problematica, perché altrimenti la narrazione diventa negativa e non più propositiva. E la narrazione negativa ha di per sé innumerevoli problemi, oltre perché ovviamente non portare da nessuna parte, è anche molto oggetto di critiche molto forti poi nell'interazione con gli utenti. Come abbiamo tradotto poi creativamente questo concetto nell'attività di engagement? Abbiamo creato una landing page che aveva appunto come scopo principale a livello strategico quello di raccogliere lead, che in termine tecnico significa contatti, quindi sostanzialmente nomi, cognomi e email, per creare un database di nuovi contatti da poi contattare in altre campagne per attività di fundraising. Abbiamo creato un videogioco perché ovviamente era il nostro immaginario, l'immaginario spaziale, l'immaginario anni 80, l'immaginario della fantascienza, e quindi il modo migliore per, diciamo, lanciare un'attività di engagement ci è sembrato quello di chiedere alle persone di abbattere fisicamente gli ostacoli, fisicamente, diciamo, digitalmente gli ostacoli attraverso un meccanismo di gamification. Quindi chiedevamo alle persone di iniziare questa missione, di giocare. E ovviamente abbattendo gli ostacoli si poneva anche l'attenzione su quali erano gli ostacoli che ovviamente portavano un accesso così limitato alle cure. Parallelamente, oltre al gioco, c'era una parte di contenuto di approfondimento in cui ovviamente raccontavamo quell'attività di medici negli ultimi anni che era stata fatta per raggiungere appunto questo obiettivo, e un approfondimento sulle storie delle persone. Ve lo faccio vedere molto velocemente, giusto perché è carino. Quindi fondamentalmente la call to action bottone si apre con un form, che ovviamente l'accesso, perché è il nostro modo per raccogliere delle lead. Qua c'è una prima schermata in cui praticamente ti spiega i comandi e i ostacoli da abbattere, ad esempio monopoli e brevetti, prezzi elevati, povertà, zero ricerca e sviluppo, farmaci inadeguati e mancanza di trasparenza. Si inizia il gioco e ho un blister che fondamentalmente spara. E questo è il gioco. Alla fine, ovviamente, c'è una call to action finale di scoprire la campagna e via dicendo. Lo stesso concept lo abbiamo portato al Festival di Ferrara. Ora purtroppo non ho trovato delle super foto perché me le sono perse, e abbiamo creato all'interno del tendone di Medici Senza Frontiere un Luna Park. Un Luna Park, ovvero tutti i giochi immersivi in cui le persone potevano esperienziare in prima persona la difficoltà e le problematiche dell'accesso alle cure. Quindi, ad esempio, abbatti gli ostacoli, che è un pochino, diciamo, la riproposizione del videogioco online, ma ovviamente tirando le palline un po' come il gioco dei barattoli. Premi il pulsante per giocare era una sorta di ok, il prezzo giusto per far capire alle persone i costi dei farmaci. C'è
c'erano delle attività di cartonati per fare fotobooth e via dicendo, e come vedete quella palla in mezzo alla piazza era questa luna gigante che rimaneva illuminata di notte, e il giveaway erano dei blister di caramelle brandizzate. Quindi abbiamo riportato questo concept creando un vero e proprio, diciamo, Luna Park a cui le persone appunto potevano partecipare pagando un biglietto, ovvero lasciando la lead, quindi creando tutto un meccanismo di interazione e di partecipazione. L'altra campagna che vi faccio vedere è una campagna istituzionale per il Ministero dell'Istruzione fatta, non mi ricordo, qualche mese fa, comunque quest'anno, prima della pandemia, e era una campagna, diciamo, istituzionale importante perché c'era la necessità di, come dire, ribadire l'importanza dell'istruzione per chiedere, maggiori fondi, okay, da investire. E questa era una campagna unicamente digital, quindi non aveva nessun'altra declinazione, e è stata una campagna abbastanza impegnativa perché in questo caso abbiamo giocato molto, abbiamo fatto un gioco forza metaforico tra i luoghi di potere e quindi diciamo, i modi di dire legati ai luoghi di potere, raccontati come se fossero ovviamente una scuola, come se fossero, diciamo, adattati alla scuola. Questo ve lo faccio vedere perché è uno dei lavori in cui il copy fa un pochino da re, ok? È la parte, diciamo, più importante della campagna. La campagna si chiama Quello che saremo, che immagina appunto il nostro futuro grazie alla scuola. E queste sono delle card, le card di campagna. Noi abbiamo il futuro si decide tra i banchi, che è la tipica espressione parlamentare di quando appunto si vota in Parlamento. Quindi c'è una contrapposizione tra quello che noi scriviamo nella headline e quello che vediamo. E quindi questa modalità appunto di comunicazione gioca per contrasto tra key visual, quindi immagine e testo. L'altra è i giochi di palazzo, la coalizione per il domani e l'aula più importante del paese. Ovviamente tutte queste card erano accompagnate dalle caption esplicative in cui si davano dei dati sulla ricerca, su quanti soldi servivano in più per la ricerca e quindi tutti dei dati più tecnici per raccontare le necessità del mondo della scuola. Essendo un'attività digitale, abbiamo creato parallelamente nei social un'attività di PR e di influencer. Vi faccio vedere un esempio qua con Checco Zalone, ma ce ne sono diversi, in cui loro raccontano per quale motivo la scuola è stata importante per quello appunto che sono diventati poi nel loro futuro. E quindi quello che saremo è stato declinato in quello che sono diventato. E questa campagna e questa attività ovviamente è servita cioè era complementare la campagna istituzionale per ovviamente diffondere e disseminare il messaggio nei vari canali. E poi c'è un video in cui vi faccio vedere, perché probabilmente avete fatto con Lucy lo script, per farvi vedere come questo è stato declinato, questa prima parte puramente di copia è stata declinata invece nel video di campagna. Ovviamente, come vedete, sono tutte immagini di stock perché non potevamo fare uno shooting. E questa è un'altra delle problematiche che ovviamente riguardano i budget delle campagne. Ovviamente questa campagna è stata abbastanza, cioè perché la faccio vedere? Perché comunque è singolare che un ministero attacchi il proprio governo. Ed è anche il motivo per cui non pensavo mai che l'avrebbero presa, per quanto io volessi che fosse così. Invece è successo, quindi cioè per noi è stato un grande successo. Raccontare, utilizzare quindi il linguaggio di potere politico, per invece dare potere alla scuola.
Questa è una campagna di attivazione fatta per Slow Food. Slow Food, probabilmente lo sapete, ha anche una fondazione, quindi non è soltanto Slow Food, che si occupa di varie tematiche. In questo caso la campagna era una campagna in cui, che invitava ad un consumo più consapevole della carne. E il nostro concept è stato in questo caso Vacci Slow. L'attivazione perché si chiedeva alle persone di comprare in un certo modo, partecipare a delle attività, fare riferimento ad alcuni produttori specifici della loro rete, dare delle informazioni su ovviamente cosa comporta l'allevamento, il consumo di carne, quindi a creare un impatto e a cambiare di fatto il comportamento individuale delle persone. Allora, il copy quindi principale che noi abbiamo fatto, cercando anche di dare potenza al brand che è Slow Food, quindi abbiamo fatto una crase, diciamo, tra attivazione e branding, è con la carne Vacci Slow. Questa è una delle card che abbiamo di campagna e praticamente ci sono tante declinazioni a seconda delle varie tematiche prese in considerazione. E abbiamo utilizzato un espediente grafico che si porta dietro tutta la campagna, riconoscibile come il logo di Slow Food, come se fosse un asterisco che dà appunto delle specifiche su un acquisto consapevole. Quindi in questo caso ci dice che l'utilizzo di mangime ecosostenibile contribuisce a limitare l'impatto sul cambiamento climatico, ma ad ogni declinazione c'era un tip specifico. Questo perché con la carne Vacci Slow è uno slogan, è una headline molto divertente, molto ingaggiante, però ovviamente non enfatizza sul problema e soprattutto non ti spiega per quale motivo devi andarci slow, ok? E quindi, seppur in secondo piano a livello narrativo, abbiamo deciso di inserirlo in maniera chiara, in tutti i materiali di comunicazione. La stessa cosa è stata declinata in un quiz, per attivare le persone, per far capire quanto impatto aveva il proprio consumo sull'ambiente e attraverso appunto una serie di domande potevi scoprire quanto eri slow, ok? E quindi con un rate, con una classica risposta che ti diceva cosa facevi giusto e cosa facevi sbagliato, e ovviamente tutta una serie di tip e di consigli ad hoc per te su come migliorare, perché ovviamente in questo caso, siccome si parlava di attivazione, era fondamentale un approccio di problem problema soluzione, perché se io ti colpevolizzo di avere un atteggiamento sbagliato, devo anche darti una soluzione su come migliorare. E poi c'è stata tutta la parte di rubriche social e di attività di PR con i loro cuochi sulla creazione di ricette che loro hanno appunto inserito all'interno della pagina di campagna e nei canali social. Quindi, oltre a dei consigli, diciamo, più seri, no? Su come comprare, dove, perché, certificazioni, anche dei consigli più ludici legati ovviamente al mondo della cucina e su come cucinare piatti alternativi alla carne o tipologie diverse di carne che solitamente non vengono acquistate. Questa è una campagna invece di fundraising, quindi qua l'obiettivo fondamentalmente era chiedere i soldi. E non solo chiedere i soldi, ma era chiedere soldi a nuove persone. Quindi questa campagna non puntava non parlava al proprio bacino, ovviamente ai sostenitori, ma puntava a buttarne dentro di nuovi. E quindi ora probabilmente voi non conoscete l'organizzazione che si chiama Operation Smile, che è però un'organizzazione del Labbro Leporino per intenderci. Aveva una comunicazione estremamente istituzionale e quindi noi abbiamo fatto una scelta abbastanza coraggiosa, lato Art Direction, di cambiare molto la loro identità visiva, il loro linguaggio visivo, con un copy molto semplice. Quindi, diciamo, dando più spazio invece in questo caso all'immagine e attenzione, solitamente il fundraising è molto più orientato sul racconto negativo e noi abbiamo fatto una scelta diversa perché crediamo che non sia più una modalità comunicativa che funzioni, quella di raccontare soltanto le devastazioni dell'esistenza, e quindi abbiamo scelto sia a livello di linguaggio visivo che a livello di copy una narrazione estremamente positiva. Ovviamente l'associazione si occupa di pagare degli interventi per il Labbro Leporino, che non è soltanto una questione estetica, ma anche una questione ovviamente di respirazione, di tutta una serie di problematiche
che derivano dal labbro leporino, quindi abbiamo scelto una comunicazione molto più fresca e paradossalmente abbiamo scelto di non farlo vedere il labbro leporino. Quindi giocando sulla sottrazione del problema abbiamo rimpallato, diciamo, l'immagine che manca a livello concettuale all'azione di chi guarda. Okay? Quindi è un copy molto estremamente dialogico, impostato su una call to action diretta. Questo perché? Perché comunque ci parlavamo ad un pubblico nuovo e quindi era necessario creare qualcosa di catchy, quindi che attirasse l'attenzione e che parlasse in maniera estremamente diretta. Quindi abbiamo lavorato non solo sul messaggio, ma anche sulla direction e sull'utilizzo dei pesi dei font. Questa ha una declinazione ovviamente diversa, focalizzata su questo e sul fundraising, quindi con anche messaggi complementari. Quindi, ad esempio, lato copy era necessario inserire in questo caso nella landing page: ogni 3 minuti nel mondo nasce un bambino con una malformazione al volto, come possiamo risolverlo? Con la tua donazione. Quindi, ovviamente, accanto a questo c'è sempre ovviamente la narrazione in cui ci sono delle informazioni in più che poi vengono esplose nel resto della landing page. Questa campagna, ovviamente, che è lo stesso identico concept, è stata declinata nel periodo natalizio, che è per il fundraising il momento più importante a livello di entrate. Quindi strategicamente la campagna, che non poteva essere modificata a livello creativo, perché ovviamente si sviluppava ed era stata pensata a livello strategico per essere spalmata in 6 mesi, abbiamo quindi lavorato ad una serie di contenuti che fossero ad hoc per il periodo natalizio, e che ci servivano poi, adesso non vi sto a spiegare, a livello di advertising, quindi di contenuti a pagamento, che fosse complementare con quel concept creativo, ovviamente cappello, quindi la matriosca grande. Abbiamo sempre, per tutte le richieste strategiche e di brief, e anche per la nostra scelta, piuttosto diciamo contro tendenza rispetto alla loro identity, di arrivare a pubblici nuovi, abbiamo molto utilizzato dei contenuti di real time, utilizzando, diciamo, uno stile, un tono di voce completamente diverso da quello tipico dell'organizzazione, come ad esempio in questo caso, e come ad esempio anche in questo, quindi sfruttando tutti i trend topic e mantenendo comunque un linguaggio che fosse non tanto testuale quanto totale, cioè qui c'è diciamo, una simbiosi totale tra testo e banalmente anche peso di font e art direction. Ovviamente a questo, diciamo, a questa volontà era necessario creare dei contenuti che si focalizzassero su un problema. Noi abbiamo deciso di farlo attraverso dei contenuti video, in cui, ora qua non lo vedete, però praticamente questa barra centrale si sposta a destra e a sinistra, facendo appunto vedere il prima e il dopo. E questo perché? Questo per fare anche tutta un'attività di quello che nel fundraising si chiama donor care, ovvero tu chiedi dei soldi, ma come in una relazione non puoi, se tu vuoi mantenere una relazione viva, devi ringraziare i tuoi donatori, devi far vedere che cosa è stato fatto con quei soldi, quindi è necessario anche non solo chiedere, ma anche creare un racconto, no? Laterale che parli dell'azione sul campo e di che cosa l'organizzazione è riuscita a fare attraverso l'aiuto dei propri sostenitori. Questa è una campagna di advocacy che è uscita ora, in tema pandemia, e questa è una campagna in realtà che, come vedrete, molto poco creativa, ma c'è un motivo. Allora, la campagna di Amnesty International è la campagna che hanno lanciato per il Covid, che abbiamo poi scelto come concept quello di Nessuno Escluso, che aveva in realtà, oltre all'obiettivo solito di Amnesty International, perché Amnesty International è un'organizzazione che fa advocacy, quindi fondamentalmente lavora a livello macro sulle leggi e sulla denuncia di violazione dei diritti umani, okay? Quindi lavora per mantenere alta l'attenzione su alcuni casi molto spesso dimenticati, e per ricordare ovviamente ai governi che sono stati fatti degli illeciti. E è anche un'organizzazione che ha, da un certo punto di vista, delle difficoltà, perché è molto complesso, no? Raccontare questa azione che è
così poco tangibile, così poco, più legata all'istituzione e al legale, no? Rispetto ovviamente a Medici Senza Frontiere che arriva nel campo e salva una persona. E quindi a livello comunicativo Amnesty ha una, diciamo, ha delle linee guida estremamente rigide, all'interno delle quali noi ci dobbiamo muovere per loro scelta, e quindi anche a livello creativo non si può mai osare più di tanto. Inoltre, in questo periodo, in questa campagna specifica, c'era una complessità che, oltre all'attività di advocacy, che in questo caso era chiedere al governo che le categorie più svantaggiate e vulnerabili, come ad esempio i Rom, i senza tetto, gli immigrati non regolari, venissero tutelati durante la pandemia. Perché il diritto alla salute è un diritto universale per tutti, quindi loro fanno sempre riferimento alla sfera legale e ai diritti dell'uomo. Ci hanno legato un pezzo di fundraising di azione sul campo, perché per questa campagna c'erano dei partner, quindi altre organizzazioni più piccole, a cui loro avevano fatto, hanno fatto, non avevano fatto questa partnership, per la prima volta anche essere attivati all'interno di progetti sul campo. E questa era una grande, diciamo, una grande novità per Amnesty, che non sapevo neanche bene come comunicare, come gestire. E quindi era necessario mantenere un concept estremamente largo per poi raccontare e mettere dentro tantissimi livelli anche molto complessi da spiegare. Quindi per Amnesty, essendo la campagna così complessa, era fondamentale essere didascalici. Quindi questo ovviamente, se è una richiesta di brief, è nostro dovere mantenerla, cercando ovviamente di creare il prodotto di comunicazione più buono possibile, però, come dico sempre anche ai miei studenti, Chiara e Teresa lo sanno, l'idea più originale non è necessariamente la più giusta, così come il copy più originale non è necessariamente il più giusto. Quindi in questo ve l'ho portata per farvi un esempio di fatto di un copy d'advocacy non creativo, che non usa metafore, anzi va molto diretto, va molto dritto al punto. Perché? Perché questo è lo stile comunicativo di Amnesty. Con un nessuno escluso, che è la grande, diciamo, matrioska grande di campagna, che ha il classico tono di advocacy, di statement perentorio, tipico ovviamente dell'organizzazione. Quindi il concept macro è fondamentalmente questo, che è estremamente complesso, quindi raccontato all'interno della landing page con tutte le varie sezioni, quindi l'azione dell'appello al Presidente del Consiglio da una parte, e l'azione di fundraising dei partner nel territorio, quindi ovviamente parliamo anche di contenuti piuttosto complessi, che ha come questo contenuto, ma anche come tanti altri contenuti che verranno fatti poi, dei prodotti di comunicazione collegati alla campagna principale, ma che hanno, diciamo, un po' una linea narrativa propria. Questo, ad esempio, è uno dei post di fundraising, in cui ancora una volta l'headline è molto urlata, non siamo al sicuro finché non lo saranno tutti, che è anche in questo caso il tono di voce tipico di Amnesty, in cui c'è molta poca creatività, è la cosa che verrebbe detta a un megafono. Tendenzialmente, quando penso ad Amnesty, il modo in cui scrivo, quando scrivo le campagne per loro, la mia immagine è cosa direi io in questa situazione urlando ad un megafono. Quindi con uno stile molto diretto, e anche, ora questo è un altro livello narrativo, ma delle caption anche molto, direi pesanti, non pesanti nel senso molto impegnative, no? Quindi anche molto accusatorie, che colpiscono, diciamo, quelli che secondo loro sono ovviamente dei punti deboli del sistema. Ecco, è fondamentalmente quello che fa Amnesty è ovviamente non colpevolizzare la persona singola, ma fare appunto questa azione di denuncia a livello appunto di sistema. E questo, per esempio, annuncio di fundraising, pur essendo un annuncio di raccolta fondi, è molto diverso rispetto ai classici annunci in cui si chiede del denaro. Mantiene comunque quell'identità tipica di Amnesty di denuncia. Questo perché? Perché quando noi comunque scriviamo un copy
oltre che l'obiettivo, dobbiamo sempre tenere in considerazione chi è a parlare, perché è fondamentale essere coerenti con l'identità dell'organizzazione, del cliente o insomma di chi per lui. Credo basta, sì, quindi questi sono un po' gli esempi che vi ho fatto vedere. Ora però non so se ci sono delle domande, anche ovviamente non relative al... Intanto magari tolgo la condivisione dello schermo, così vi vedo. Non so se ci sono delle domande, non solo relative ovviamente ai case study che vi ho fatto vedere, ma in generale al copywriting o allo scrivere per attivismo. L'unica cosa che aggiungo è che è fondamentale, ovviamente quando noi parliamo al nostro pubblico, noi dobbiamo sempre pensare al nostro pubblico come ad una comunità. Quindi quello che è fondamentale nello scrivere, no, per attivismo, secondo me, poi su questo potremmo discuterne, è il senso d'appartenenza. Il senso d'appartenenza è fatto di diverse cose, no? Un calderone molto ampio dove fondamentalmente però si condivide una visione. Una visione, si condivide una morale, si condivide un obiettivo e si condivide anche quello che non vorremmo. E la cosa migliore, ovviamente, per quando si fa una campagna di questo tipo, che sia istituzionale o che sia ovviamente indipendentemente dall'obiettivo, da una parte è aumentare quindi questo senso d'appartenenza e captare con, diciamo, linguaggi diversi quelle persone che magari condividono, no, gli stessi principi e la stessa visione, ma che hanno una modalità comunicativa diversa. Chiaramente lo spot di Telethon, no, in prima serata sulla Rai non è giusto per, nonostante condivida una visione, un certo tipo di appartenenza, per parlare ad un nuovo pubblico. Quindi ovviamente anche questa appartenenza poi va raccontata in modi diversi e anche con toni diversi. C'è chi è più moderato e c'è chi è meno moderato. C'è chi c'è WWF, c'è Extinction Rebellion. Quindi ovviamente poi da lì c'è una, come dire, finestra enorme di possibilità e di quanto difendere questa appartenenza. Quindi più o meno penso che sia tutto, quindi Nicole, rispondo. io comincerei a farti da segretaria con le domande, se sei Vai, d'accordo. sono pronta. Allora, ce n'è da dire, quindi cominciamo subito. Dunque, allora, partendo in ordine cronologico, ti viene chiesto quanto è difficile adattarti ai toni e agli stili di ogni singola organizzazione. Ti viene chiesto inoltre se ti capita di lavorare con la stessa per più di una campagna. Insomma, com'è il rapporto con il brand. Aggiungo una domanda che è venuta dopo, ma che possiamo forse mettere insieme, ed è quando io scrivo una nuova campagna per un brand, devo conoscere ciò che ha fatto negli ultimi anni per essere coerente e non ripetitivo? Quindi, insomma, questo è del tuo rapporto con il tone of voice della tua organizzazione di riferimento e delle modalità di interazione con loro. Allora, capita spesso di lavorare con la stessa organizzazione. Noi personalmente, cioè la mia agenzia, nonostante capiti che ci venga assegnato più volte la stessa organizzazione diverse campagne, nel mondo del non profit, più del profit forse lavora per gare, quindi per una questione di trasparenza e di appalti, perché ovviamente loro devono mantenere dei criteri di trasparenza e di merito. Ok, rispetto magari ad un profit che io sono privato, lo decido io a chi dare la mia campagna, appunto, non devo rendere conto a nessuno, no? E quindi capita più volte di vincere le gare con lo stesso cliente. Quindi penso che la risposta corretta è questa, ovviamente non è slegato alle altre domande. Se io è più probabile che io vinca una gara con un cliente che conosco perché so cosa gli piace e cosa non gli piace. Quindi diciamo che è un vantaggio, non sempre, eh. Assolutamente, non c'è un rapporto di causa-effetto, però sicuramente aiuta a conoscere anche più che altri i limiti, più che i gusti. E sì, ovviamente è molto importante fare ricerca in generale, uno. È molto importante sapere quello che ha fatto prima, ma soprattutto è ancora più importante sapere quello che hanno fatto gli altri che lavorano nella stessa area d'azione.
Quindi se io ho una campagna per WWF, io devo sapere che fa Greenpeace. Quindi se vogliamo, non sono competitor, però diciamo che in una terminologia profit sarebbero i competitor. La prima domanda non me la ricordo più. Ah sì, quanto è difficile cambiare. Eh sì, questa è una delle più grandi problematiche perché ovviamente in tutto ciò io personalmente sono un attivista, quindi io personalmente ho anche le mie preferenze umane perché beh, sono una persona, quindi è difficile, però è il nostro lavoro, cioè nel senso è proprio questo che noi dobbiamo fare. Non posso, io so che Greenpeace erano quelli che si incatenavano ai pozzi del petrolio e che quindi con loro posso fare tutto quello che voglio. So che WWF non sono così, e Lega Ambiente non è così, e quindi devo mantenere un linguaggio di un determinato tipo. Però penso che sia proprio questo il lavoro del copy e che non è che valga nel sociale, valga per qualsiasi brand. Quindi anche, non lo so, fammi pensare un brand Nutella non parla come un'altra merendina più siccome Oreo. Certo. Io ti incalzo ancora con altre domande, non mi fermerò, sappilo. Ti Allora, prometto. ti viene questo parlando del tema dell'originalità. Chiedo scusa a chi pone le domande, cerco di riassumerle per una questione di tempi. Ti viene chiesto se l'originalità sta per te più nella sinergia tra visual e copy, nel concept, più che nel copy vero e proprio. Perché dice, per quello che abbiamo visto finora, hai usato un linguaggio molto semplice, diciamo, all'interno della comunicazione. Quindi, secondo te, è una caratteristica della comunicazione non profit quella di avvalersi di una certa, no, assenza di originalità? No, non penso che starei riassumendo male le parole di altri, però, insomma, qual è il portato, il rapporto tra originalità e copy, secondo te, in questo settore? Allora, È non è complicato. in questo Poi puoi settore, scegliere quindi. un'altra domanda sui soldi, se vuoi parliamo di quello. Sì, So. no, allora cercherò di rispondere a questa domanda, qui potremmo stare qua 6 anni. Allora, non c'entra niente il settore, secondo me. Partiamo dal presupposto che nessuno è originale, perché nessuno inventa niente, bisogna solo saper copiare bene. Quindi, essere originali non penso che sia l'obiettivo di nessuno. E poi l'originalità per me non ha niente a che fare con la forma. E penso che il lavoro del copy sia togliere più che aggiungere, penso che il nostro lavoro sia comunicare in modo semplice. Il resto sono fighetterie, che le possiamo fare perché siamo creativi e perché parliamo con i designer e facciamo l'animazione figa e mettiamo al gioco di parole. Fare il copy non è fare il gioco di parole, quello è far cadere la penna, per quel che mi riguarda. Cioè, o meglio, è come dire, un ornamento, ma per me l'originalità non ha assolutamente niente a che vedere con la forma o con la traduzione di visiva, parole, video, cioè suono, qualsiasi cosa, perché su questo non penso ci sia differenza tra art direction, cioè creativi tutti. Penso che l'originalità sia nel concept e solo lì, nel senso che penso che sia scegliere quel dettaglio preciso. Cioè, dare importanza a quel dettaglio preciso per raccontare una storia. Probabilmente io non chiediamo mica la luna un copy molto semplice, ma utilizzare la luna per parlare di medicine io lo ritengo originale. Certo. Cioè, quindi Io ti penso che sia questo, per me, poi. mi permetto di abusare della tua pazienza e continuo a chiederti cosa. Ad esempio, e qual è il tuo rapporto con l'inglese nel momento in cui devi decidere se utilizzarlo o meno all'interno di uno slogan? Come ti poni rispetto al pubblico che sai magari essere più o meno anziano? Quindi come ti orienti in questo caso? Allora, io tendenzialmente scrivo in italiano quando devo parlare a un pubblico italiano perché penso che le cose vanno dette nella nostra lingua, perché se no non vengono percepite. Questa però è tutta una teoria mia sulla neurolinguistica. Però io lavoro tantissimo in inglese perché lavoro tantissimo fuori dall'Italia, quindi il mio rapporto con l'inglese è perché lavoro a campagne internazionali, quindi quando si lavora a campagne internazionali si utilizza l'inglese. Però essendo internazionali, quindi andando su tanti paesi diversi europei, sei costretto ad utilizzare
in linguaggio molto semplice, perché devi sapere che quella campagna deve capire il croato come il francese, come, non so, spesso anche il Nord Africa, cioè di mezzo, quindi è complicato, perché noi siamo nell'area, siamo nel mitico Med, no? Quest'area geografica definita di Med. Ovviamente lo utilizzo quando serve, quando su quella carne va slow, ovviamente c'è un motivo per cui l'ho utilizzato, non l'ho utilizzato per il vezzo di utilizzare l'inglese, l'ho utilizzato perché era un modo per fare branding, cioè non toglie che capita di usarlo, ma se serve, se ha un senso, non perché suona meglio. E ovviamente dipende dal target, questo è poco, ma questo, cioè, se si parla sotto gli under 25 si può pensare di utilizzare un inglese, però ecco, non è, mi capita raramente, diciamolo così. Allora, qui invece ti viene chiesto, vabbè, dice, immagino sia delicato parlarne, ma budget per le campagne, differenza tra profit e non profit, come, insomma, in che mondo economico ci stiamo muovendo quando parliamo di non profit rispetto ai soldi che invece si possono usare, che i privati investono nella loro comunicazione? Allora, ci sono delle differenze. Il non profit, al contrario del profit, beneficia di grandi agevolazioni e di spazi gratuiti rispetto, e questo riguarda principalmente la TL, quindi la comunicazione tradizionale. Esempio, affissioni molto spesso vengono date in cessione in maniera gratuita dal comune se sei un'organizzazione non profit, e se sei un'istituzione, è chiaro che il ministero non deve pagare per le bacheche, no, questo. Quindi per i media tradizionali ci sono delle grandi agevolazioni, soprattutto per campagne, per il 5 per 1000, per quindi delle campagne di un determinato tipo. E quindi semplicemente quel budget è diverso perché non, può non essere considerato. Questa cosa non c'è molto nel digitale, tranne che nel mondo di Google AdWords, in cui Google dà dei grant che le organizzazioni possono spendere da investire negli annunci a pagamento, quindi nelle aste. Non c'è nell'advertising Facebook, Instagram, quindi nel mondo Facebook, quindi quelli sono, diciamo, costi a parte. Detto questo, e quindi togliendo la cosa che costa di più, perché gli spot, le affissioni, le stampe, anche stampe nei giornali, è fondamentalmente più della metà del budget della campagna di comunicazione, di fatto possono essere budget più piccoli, ma perché c'è questo spazio gratuito che viene dato. Tendenzialmente non sono, ovviamente parlo di Amnesty, Greenpeace, di organizzazioni grosse, se parliamo di organizzazioni piccole è tutto un altro discorso. Quindi sì, i budget sono più bassi, ma perché ci sono delle agevolazioni di un determinato tipo per certe cose. E anche per delle azioni, perché molte organizzazioni fanno delle azioni molto non convenzionali, quindi non fare una manifestazione, cioè sono diverse le azioni, no? Certo. Vado avanti con una domanda ancora più delicata, se si può. Dunque, nel momento in cui una tua campagna ha un esito negativo, per qualche motivo viene criticata, viene fraintesa, eccetera, eccetera, quindi management della crisi, come rimedi agli errori quando la campagna ormai è uscita? Fai una controcampagna? Come ti poni? No, allora dipende dal perché. Nel senso che se io faccio uscire una campagna, ovviamente il cliente l'ha approvata, quindi significa che, vi faccio un esempio. Tempo fa scusate, mi è partito Google, facemmo una campagna per Medici Senza Frontiere sull'attività di Save and Rescue nel Mar Mediterraneo. Ovviamente lì, come facevi male, cioè nel senso non era, cioè, qualsiasi costo, cioè, dicevi, ci avessi detto, ci sarebbe stata la controparte che ti avrebbe aggredito. Quindi quella è una gestione della crisi prevista, organizzata, quindi con delle attività precise, delle linee guida da seguire. Rispondiamo a tutti i commenti, i commenti che cancelliamo sono solo quelli, a queste domande si risponde così, quindi c'era tutta una gestione prevista del crisis management, perché sapevamo che comunque qualcosa sarebbe successo. Ok? Se sinceramente di sbagliare completamente il messaggio non mi è mai capitato. Mi è capitato che la campagna non performasse bene come avevo previsto. Quindi se io avevo un obiettivo di fundraising di, non so, 100.000 euro e ne ho poi con quella campagna, con quella creatività,
raccolti, non so, 60.000, ovviamente è mia responsabilità, perché ovviamente non solo a livello creativo, ma strategico, quindi tutte le parti che concorrono, ma quando non mi è mai, personalmente a me non è mai capitato di toppare il messaggio. Quindi, e tendenzialmente comunque no, non si fanno controcampagne. Ma non ho nessun dubbio che non lo topperai neanche mai. Aggiungo, ti viene richiesto quali sono i canali migliori per una campagna di carattere non profit adesso? Parlavi di Instagram prima, non so se ce ne sono di specifici magari in questo ambito della comunicazione che prediligi. Allora, io, come i miei studenti sanno, sono in realtà una grande fan dei canali non convenzionali, quindi delle attività più, o delle azioni non convenzionali, non necessariamente il canale, quindi di fare cose che siano notiziabili. Quindi dalla guerriglia nel sociale, ovviamente, se fai un'azione di cui si parla, indipendentemente dal canale che usi, quindi non è tanto il canale, ma l'azione che conta. E devi trovare l'incastro giusto che attraverso un'attività convenzionale, che non è la scritta sul muro, la guerriglia, sono ovviamente. Ora non ci presero una campagna che mi piaceva tantissimo, che io avevamo fatto la guerriglia su Tinder e io ero felicissima, per me era una proposta geniale, ad esempio. Certo. Senti, ma per chi magari, sai, in questo gruppo di lavoro ci sono delle età molto diverse, c'è cioè anche ci sono ragazzi molto giovani che magari sono in una fase orientativa del loro percorso. Se uno dice come si fa a fare il tuo mestiere, come si arriva a che strade bisogna battere per riuscire a diventare prima un creativo e poi Nicole Romanelli? Allora, per diventare un creativo, allora qual è il punto? Ovviamente, cioè, anche io sono molto in difficoltà anche quando devo fare i miei corsi di copywriting, perché c'è sempre, cioè non è chiaro quello che, a parte non è chiaro quello che facciamo, tantomeno è chiaro come ci arriviamo a farlo, ma perché non c'è un modo? La verità è questa, cioè, nel senso non c'è un modo univoco come può essere per un designer che bene o male fa un percorso, perché esistono delle scuole specifiche per fare questo. Le scuole di scrittura creativa in Italia sono poche, sono tranne la scuola Holden che da l'anno scorso, quest'anno è diventata università, gli altri sono comunque dei corsi di scrittura creativa. E fondamentalmente il mio, cioè per me l'unica cosa che deve avere un copy o un creativo è la fame di creatività. Cioè, nel senso, la curiosità e nutrirsi in continuazione di creatività, che può essere leggere per il copy, ma guardare film, ma cioè, fondamentalmente, come Lucy sa e anche molti di voi, noi raramente lavoriamo quando lavoriamo. Cioè, a me mi viene un'idea non perché sono stata dura al computer, ma perché il mese scorso ho visto quella mostra, ieri l'altro ho visto quel film, 3 giorni fa ho letto quell'articolo. Cioè, quindi il nostro lavoro è un immagazzinare. E quindi fondamentalmente, ovviamente, è una cosa che si allena. A scrivere i titoli si impara, cioè non è come a disegnare si impara, a utilizzare InDesign si impara. L'approccio ovviamente è un po' un'indole, un po' è una sensibilità e un po' è tantissima curiosità. So che non è una risposta esaustiva questa, però penso che sia un po' la verità. Certo, sono sicura di questo. Senti Nick, vorrei chiederti questo. Di solito alla fine di ogni incontro dei nostri, fatto finora, c'è sempre stato uno scambio dal punto di vista di un consiglio di lettura e di un piccolo esercizio. Mi piacerebbe coinvolgerti in questo chiedendoti, sarebbe nei miei piani iniziare a parlare di headline al prossimo incontro? Mi piacerebbe che fossi tu però a proporre il contenuto di questa headline di esercizio. Lo ricordiamo, l'headline è quindi la scrittura del titolo, come avete visto prima nelle campagne che vi ha proposto Nicole, è il copy essenzialmente, come lo definiamo un po' da banco, quindi la frase, no? Che trovate all'interno dell'impaginato. E quindi pensavo, Nick, magari se ti va di immaginare a UFO, proprio a casaccio, una motivazione non profit per la quale iniziare a esercitarsi con una headline. E non solo, non ho finito qui con le richieste, oggi ti sto chiedendo tutto. Ti chiedo se hai qualche autore sul comodino o articolo di giornale o saggio critico che ti piacerebbe consigliare come lettura, non per forza inerentemente a questo argomento, ma magari come buon esempio di scrittura. Allora, secondo me uno dei libri che ho letto quest'anno che mi ha più ispirato
è un libro che in realtà non c'entra, c'entra molto, in realtà c'entra molto, ma non c'entra in maniera diretta, che è I russi sono matti. Cerco un link. Abbiamo parlato di Paolo Nori proprio l'ultimo incontro. Lui parla molto, cioè in questo libro ovviamente lui fa degli esempi con gli scrittori russi perché si parla di letteratura russa, ma il modo in cui lui pensa, secondo me, è esattamente lui racconta come le parole si allungano, come si fa allungare le parole, cioè, dà un sacco di spunti, secondo me fondamentali per il nostro lavoro. Quindi questo è il primo che mi viene in mente, che ovviamente è un... Cioè, a me mi ha molto aperto a delle visioni importanti, quindi lo consiglio molto, anche per chi non ama i mattoni di letteratura russa come me. E ti rimane però adesso Ah, sì, non solo le brief? Devo è l'annoso problema. dare... Pensaci, Allora, il mio pensaci. brief è il seguente. Quanto devo, no, è difficile proprio per loro, ma devo dare anche un cliente? Sei libera di fare quello che vuoi, siamo qua per sperimentare. So che ti metto in difficoltà. Mi hai messo in difficoltà, ora ci penso un secondo, fammi pensare. Io intanto Una magari vi do un consiglio di lettura, visto che lasciamo cosa pensare un attimo semplice. a Paolo Nori, l'avevamo già tirato in ballo la settimana scorsa, quindi cerchiamo di vedere qualcosa di diverso. Allora, in questo caso mi verrebbe da consigliare per una questione anche di omonimia, ve lo scrivo in chat, lo scrittore Dave Eggers. Qui a casa io ho soltanto il cerchio in questo momento che vi scrivo appunto in questa chat interna. Americano? Scrive narrativa e saggistica e ha uno stile che è famoso, è diventato famoso nel mondo per la sua semplicità e per la sua bravura sincretica. Quindi questo aggiungiamo un nome ai tanti da cui, come dice giustamente Nicole, dobbiamo copiare a piene mani, ecco. Quindi, Ho pensato. hai pensato, Nick? Dici tutto, eseguirò anch'io i compiti per te, No, ho ovviamente. pensato e ho deciso no Covid perché basta, se no c'è qua. Grazie di aver deciso questo per noi. Grazie, è Basta. Prima giustissimo. di altre cose. Allora, il cliente, l'organizzazione per cui dovete fare questo esercizio è Greenpeace. E la copy che dovete scrivere è la mobilità, sulla mobilità nei prossimi 2 anni, tra 2 anni, tra 3 anni, post-Covid, la mobilità post-Covid. Ok, intento con lo scopo di. Con lo scopo di ovviamente mantenere il livello dello smog delle auto Covid. Ok, quindi tu vorresti appunto che la mobilità diventasse più leggera, prendendo proprio esempio dal periodo che abbiamo trascorso, che ci ha dimostrato che si può fare. Ecco. Quindi Nick, noi tutti eseguiremo questo compito scrivendoti una headline, che sarà mia premura raccoglierti in un documento. Quindi diciamo così, per chi magari non ha Photoshop e non ha praticità di inserimento all'interno di vari layout, ti accontenti anche di un disegno fotografato dal cellulare a mano? Certo, io mi disegno qualsiasi, mi accontento di qualsiasi cosa. Ottimo, questo mi fa molto piacere. Senti, come ringraziarti? È stata una lezione bellissima. E mi sono divertita un sacco, ci hai fatto vedere delle cose veramente molto interessanti e ti ringrazio quindi molto a nome di tutti di questo intervento bellissimo. Grazie, Grazie a voi per la chiacchierata. Nick. Ah, quando vuoi farne altre 18, Grazie. Ciao a tutti. Ciao ciao ciao. ciao ciao.